andate in concerto. Noi lo cominciamo a disporre con te. Ma cosa state facendo? Solo per noi e per gli altri. Ma che state facendo? Avanti. Ma basta, con questo decidete. Sì, ma avete visto insomma qual è stata la situazione, no? Sono stati graziati, direi, no? Torniamo in piazza! Non è stato solo un corteo, è stata una piazza, un presidio chiamato per la difesa e l'attuazione della Costituzione, per la situazione che vede gruppi di estrema destra che si richiamano implicitamente o esplicitamente al fascismo essere legittimati dalla competizione elettorale e politica, e quindi una situazione sostanzialmente di impotenza finora dello Stato italiano e dell'Unione Europea, perché è un problema comune. Questa pure manifestazione destra era organizzata insieme ad altre manifestazioni. Mi piace la definizione di fascisti del terzo millennio, ancora a noi ci piace fascisti, il terzo millennio lo possiamo pure accantonare, visto che è sempre un termine che avete usato voi su di noi, cioè non è che noi ci siamo mai dichiarati così, quindi voi ci avete chiamato così e noi siamo stati al gioco. Poi di fatto non facciamo apologia, non c'è niente che può scandalizzare le anime belle della nostra amata patria, e quindi niente, fateci parlare di più e vedrete che da noi c'è soltanto da imparare. Non so come si risolverà la contraddizione, se canteranno la ninna nanna, ma lo Stato deve vigilare ed agire per impedire manifestazioni fasciste. La Cassazione ha precisato peraltro che i richiami di questi gesti al fascismo sono un reato anche se si svolgono in un clima che non è di violenza.